sia lodato Gesù Cristo. Dopo aver celebrato l'azione liturgica della passione di Gesù, tutti insieme vogliamo vivere questa tradizionale e bella esperienza della schiodazione di Gesù dalla croce. È un'esperienza molto bella, è un andare anche noi su Golgota, vedete, senza prendere l'aereo, senza fare un viaggio lungo, andare a Gerusalemme, noi oggi qui in questo luogo, tra queste quattro mura, in questa casa bella della Madonna, noi viviamo e saliamo sul Calvario. E saliamo non solo noi, con noi ci sta pure la Madonna, San Giovanni, ci sono gli Apostoli, c'è tanta gente che è scappata, ma tanta gente che è rimasta lì per ammirare quel corpo di Gesù che muore per noi ed è morto per noi. E allora prepariamoci a questa esperienza, a questo mistero d'amore, con Gesù, con il segno di croce in piedi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. E come dice Papa Francesco, all'inizio di ogni momento liturgico, dove c'è il Figlio c'è anche la Madre e lei ci accompagna, diciamo: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Maria, Madre addolorata, possiamo sedere. Fratelli e sorelle, prima di riflettere sulle sette parole pronunciate da Gesù sulla croce, volevo ricordare che questa devozione delle sette parole non è nata ieri. Voi già la celebrate da tanti anni, possiamo dire da qualche secolo, ma questa devozione è più di un secolo, è nata nel Medioevo, grazie proprio all'esperienza dei francescani, dei frati minori, i figli di San Francesco, e poi portata avanti anche da altri ordini religiosi. Perché questa devozione? Questa devozione ci riporta al mistero della passione, della morte di Gesù. E questi due misteri, passione e morte, fratelli miei, ci rimandano al dono della risurrezione. Le parole di Gesù, le sette famose parole di Gesù, sono estrapolate dai quattro Vangeli per farci ricordare che la parola di Cristo, anche nelle ultime ore della sua vita terrena, è una parola che dà efficacia alla nostra vita cristiana, che dà vita alla nostra vita di ogni giorno. È una parola che non è scomparsa nel tempo, è una parola viva e attuale. Vedete, Gesù parla al presente, parla come se fosse oggi, perché questo è l'oggi di Dio. E allora siamo qui per dire a Gesù: Signore, parla all'umanità intera, parla alla nostra città, parla al nostro cuore, alle nostre famiglie, perché abbiamo bisogno delle tue sette parole. Sono parole di vita, non parole di morte, parole di vita, parola di vita eterna. Amen. Prima parola.
prima parola: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Il coro, alla fine del preludio cantato, ha detto: venite, venite ad ascoltare. Fratelli miei, Gesù sulla croce pronuncia una invocazione grande di amore, di perdono. L'attributo più bello che si può dare a Gesù, a Dio, è proprio quello di essere misericordioso. Essere misericordioso significa entrare nel cuore dell'altro, accoglierlo così com'è, perdonarlo, perdonare. E il perdono di Dio significa che noi vogliamo affrontare ciò che abbiamo fatto. Quante volte noi nella nostra vita quotidiana non riusciamo a perdonare le offese avute, una parola ricevuta che ci ha fatto male, una frase, un atteggiamento? Quante volte non riusciamo a dire ti perdono? Quante volte chiudiamo, fratelli e sorelle, la porta alla grazia di Dio? E allora i nostri conflitti, le nostre sconfitte, le nostre debolezze, le nostre mancanze d'amore, quante volte, fratelli e sorelle, non riusciamo a riempire il nostro cuore di quell'amore che è scaturito dalla croce? Vedete, Gesù dalla croce e per mezzo della croce ha compiuto un atto il più grande di amore e di perdono per noi. Si è consegnato all'umanità dalla croce, ha detto: io su questa croce butto il sangue per amore tuo. Fratelli miei, perdonare l'altro e perdonare chi ho accanto e perdonare chi è accanto a me, attorno a me, è difficile. Se non osiamo, se non rischiamo, se non andiamo verso chi? Verso Gesù Cristo, perché Cristo ci porta poi al perdono. Allora, fratelli miei, ricordiamo nel nostro cuore quello che Gesù ha fatto. Vedete sulla croce quanto sangue. Quel sangue non è stato sparso in vano, è stato sparso per i miei peccati, per i tuoi, per le nostre fragilità, per le nostre schifezze, scusate se lo dico, perché il Signore ci ama e ci vuole portare su, in alto. E quel portare in alto significa farci salire a contemplare quel cuore che ancora oggi palpita per ciascuno di noi, palpita d'amore. Fratelli miei, ogni papà e ogni mamma, quel cuore per i figli non è chiuso, non è una pietra, ma è un cuore che palpita. E allora oggi è l'oggi di Dio. Vogliamo dire con Gesù Cristo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ripetete: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Padre, perdona mio marito. Padre, perdona mia moglie. Padre, perdona mia suocera. Padre, perdona quella persona che mi ha accusato, mi ha calunniato, mi ha detto quella male parola. Padre, perdona mio figlio. Padre, perdona quella persona che ogni giorno sta lì a dire qualcosa di cattivo contro di me. Padre, perdona. Ripetiamo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E allora il nostro cuore è un cuore che palpita d'amore. Il nostro cuore, fratelli e sorelle, non può essere un cuore di pietra. Prima avete ricevuto Gesù. Gesù non è pietra. Gesù non è qualcosa di duro. Gesù è di carne ed ossa. E Gesù si lascia spezzare da noi,
apriamo il nostro cuore, diventiamo anche noi pane spezzato per l'altro, e allora riusciremo sempre a dire: Padre, perdona loro. Se no, il nostro cuore è chiuso dall'egoismo, è chiuso dalla superbia, e non ci fa dire: Padre, perdona loro. Vogliamo il nostro perdono, ma non il perdono che dobbiamo dare all'altro. Il perdono, sappiate, non viene da noi. Il perdono viene unicamente da Gesù Cristo, da Dio, dall'alto della croce. Se io mi unisco a Cristo, se vivo in comunione con Lui, se metto Gesù al primo posto, riesco a perdonare, ad amare e a sorridere anche ai miei persecutori. Amen. Seconda parola: in verità io ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Com'è bello, fratelli miei, sentire da Gesù che saremo con Lui, siamo con Lui in paradiso. Oggi stesso sarai con me in paradiso. L'ha detto al buon ladrone. È strano sentire che un ladrone è buono. È molto strano. Eppure con Gesù tutti diventiamo buoni se riconosciamo la sua presenza, la sua vita dentro di noi, accanto a noi, una vita che ci coinvolge nella santità e nel bene. Quella vita del buon ladrone è stata coinvolta dalla presenza di Gesù, la presenza di Gesù. Il buon ladrone, vedete, non ha conosciuto Gesù prima. Lo ha conosciuto sulla croce, perché era accanto a quella croce, accanto al Figlio di Dio.
e vedendo tutto quello che è stato fatto a Gesù, vedendo e ascoltando tutto, guardando Cristo, solo dal guardare Gesù in croce, quel buon ladrone è entrato nel cuore di Dio. Oggi sarai con me nel paradiso. Fratelli miei, questa è un'esperienza bella. Gesù vuole ristabilire dentro di noi la santità. Gesù vuole ristabilire dentro di noi la felicità, una felicità che non ha prezzo, non ha misura, che equivale all'amore senza limiti. Quest'uomo, questo buon ladrone, ottiene il paradiso senza pagare. Noi, quando dobbiamo fare una cosa, la faremo sempre, la facciamo sempre con sacrificio, con amore. Le cose più belle, anche il figlio, ci sono le doglie del parto, ma ogni esperienza fatta con sacrificio, vissuta con sacrificio, dopo c'è soddisfazione. Quest'uomo senza sacrificio ha commesso del male, eppure incontrando la persona di Cristo, ma una persona afflitta, crocifissa, piena di sangue, dolorante, un corpo trasfigurato dal male, dalla sofferenza, dagli sputi, dagli schiaffi, dalla flagellazione, quel corpo ha convertito quell'uomo. Fratelli miei, quante volte nella nostra vita, davanti a situazioni dove il Signore entra e noi siamo messi in croce, non ci convertiamo, facciamo fatica a convertirci. Lui, senza pagare di persona, ha acquistato il paradiso. Gesù invece ha pagato di persona per portarci tutti in paradiso. Allora chiediamo a Gesù stasera di vivere in comunione con Lui. Possiamo fare la stessa esperienza del buon ladrone se ci crediamo. Dobbiamo solo apprendere e osare i doni di Dio. I doni di Dio, fratelli e sorelle, sono per te stasera. Il Signore te li vuole consegnare dalla croce attraverso l'esperienza di Maria. E allora tutti, con il cuore, con la nostra fede, con la nostra voce, vogliamo dire: Gesù, portami con te in paradiso. Gesù, portami con te in paradiso. Lo vogliamo dire con più convinzione, che non siete convinti. Gesù, portami con te in paradiso. Guardiamo quella croce. Guardate Gesù in croce. Solo chi guarda, ha il coraggio di guardare Gesù in croce, può entrare in paradiso con Lui. Guardiamo il crocifisso e diciamo: Gesù, portami con te in paradiso. Amen.
terza parola: donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Sono le parole pronunciate da Gesù, ce ne riporta l'Evangelista Giovanni, l'Evangelista dell'amore di Dio, l'Evangelista che ci presenta Gesù come amore per l'umanità, un amore che si consuma fino alla fine, un amore che è condiviso con un altro amore, l'amore materno, l'amore della mamma, l'amore di una mamma che soffre per i figli. Care mamme, chi di voi non piange per i suoi figli? Chi di voi non ha mai pianto per la sofferenza e il dolore dei figli? Chi di voi non ha mai patito dolore nel cuore per i propri figli? Possiamo dire tutte le mamme. Dal primo giorno di quella nascita fino all'ultimo, perché tante mamme, come Maria Santissima, hanno fatto esperienza di accogliere tra le braccia Gesù morto, il figlio morto. Allora, fratelli e sorelle, Gesù vuole dare una eredità all'umanità intera, perché la Chiesa, la comunità dei credenti, è nata da quel mistero d'amore, da quella maternità, da Maria, da Gesù, dalla prima comunità dei discepoli. Ma sotto la croce quella comunità è stata dispersa, si è allontanata. Chi è rimasta sotto la croce di quell'uomo di 33 anni? Chi poteva rimanere? Chi poteva rimanere? La mamma. Ogni mamma rimane sempre al capezzale del figlio. Ogni mamma non lascia mai il figlio. Anche se il figlio è lontano, la mamma lo segue, non solo con il pensiero, con la parola, ma lo segue con il cuore. È il cuore che soffre per il figlio, è il cuore che patisce per la santità, la felicità, la gioia di quel figlio. È il cuore di ogni mamma che apre la strada all'amore del figlio, come il cuore di questa mamma ha aperto il cuore di quel figlio straziato. Fratelli miei, la Madonna, Maria Santissima, sotto la croce, lungo la strada del Calvario, non poteva far niente. Come tante mamme, davanti alla sofferenza del figlio, davanti alla morte del figlio, non possono e non hanno potuto far niente. Quante volte diciamo, davanti a questa sofferenza siamo limitati, non posso fare niente. Cosa posso fare per alleviare quella sofferenza? Niente. L'unica esperienza che allevia ogni sofferenza è la nostra presenza, una presenza silenziosa, una presenza orante, una presenza che carica d'amore, una presenza che è carica di carità. La Madonna sotto la croce ha ricevuto una consegna, è diventata madre dell'umanità intera, perciò noi la invochiamo consolatrice degli afflitti, la invochiamo come madre nostra, la invochiamo come donna ricca di carità, perché lei ha avuto carità verso il figlio e nel figlio verso l'umanità che soffre. Allora, fratelli e sorelle, in questo Venerdì Santo la Madonna ci insegna ad amare le nostre fragilità nel mistero di una volontà che non è nostra. Lei, sotto la croce, il figlio straziato, il cuore straziato, lì sotto la croce si confermano le parole del vecchio Simeone: anche a te una spada trafiggerà l'anima, anche a te una spada, non una ma sette spade. Se il corpo del figlio era tutto martoriato,
Il cuore della mamma era fatto a pezzettino, a pezzi, perché davanti al figlio che soffre la mamma si squarto cuore. E allora, fratelli e sorelle, invochiamo Maria. O Maria, sii tu la nostra mamma. O Maria, sii tu la nostra regina. Amen. Quarta parola, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Fratelli miei e sorelle, è l'Evangelista Marco che ci trasmette questa parola. È un interrogativo davanti alla presenza del Padre. Prima abbiamo ascoltato una terza parola, la consegna che Gesù fa all'umanità della madre. È una consegna reciproca tra madre, figlio, figlio e madre, e tra noi con la sua mamma celeste. Quando la Madonna si trova sotto la croce, anche lei, e soprattutto lei, ascolta questa frase: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Com'è strano.
Se la mamma era lì sotto la croce, il figlio doveva dire: mamma, perché tu mi hai abbandonato? Ma non l'ha fatto, perché lui era consapevole che quella madre, facendo la volontà di Dio, lo consegnava nel cuore dell'unico e misericordiosissimo Padre. Come ogni uomo, Gesù è nato, è vissuto, e come ogni uomo, nella sua carne mortale, soffre e geme. E anche Gesù, fratelli e sorelle, dopo tutto quello che ha subito nel pretorio, davanti a Ponzio Pilato, lungo il Calvario, fino al Golgota, fino a quando quei chiodi non hanno trapassato le mani e i piedi, quel costato non è stato trafitto, e da quel costato non è venuto a noi l'amore vero, fino all'ultima goccia della carità è arrivata a noi. E lui su quella croce si è sentito come tanti di noi solo, si è sentito come tanti di noi abbandonato perfino da Dio. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Fratelli e sorelle, quante volte davanti alla perdita improvvisa di un nostro familiare, davanti a uno scoraggiamento, davanti alla perdita del lavoro, davanti a tante situazioni negative, noi esclamiamo: Signore, perché mi hai abbandonato? Signore, dove sei? Signore, dove sei davanti alla sofferenza di mia mamma, di mio padre, di mia cugina? Dove sei davanti a quella sofferenza di quel bambino, di quel figlio? Dove sei? Ti sei dimenticato di me, ti scordate me. Signore, non ti scordai me, apri gli occhi verso di me, abbassa le braccia verso di me, accarezzami. Fratelli miei, lasciamoci accarezzare dall'amore di Dio, perché il Signore su quella croce sì, si è sentito abbandonato, ma la sua vita, quel corpo, è stato ripieno della consolazione del Papà. Anche noi sentiamoci consolati dalla presenza di Dio. Fratelli miei, è proprio da quella sofferenza che noi riceviamo la vita, è proprio da quella morte che noi riceviamo la vita nel nostro corpo, ma in modo particolare la vita eterna. E allora, come Gesù in croce, noi siamo figli suoi, siamo battezzati, siamo anche noi tutti i giorni dei crocifissi. Anche nel nostro corpo vengono inflitte tante sofferenze, tanti chiodi, tante lance, quanti dolori, quanto dolore nella nostra vita e nel nostro cuore. E allora con Gesù sulla croce vogliamo dire con voce forte, ma voglio, è Gesù che vuole ascoltare la vostra voce: non dormiamo, aprite il cuore a Gesù, la voce a Gesù, e dite: guardate quella croce, non togliete mai lo sguardo dalla croce. Diceva San Ludovico da Casoria: chi toglie lo sguardo dalla croce perde la strada, si perde. Quindi guardiamo tutti la croce, di nuovo il crocifisso, e ripetiamo con voce forte, ma adesso con fede, tante volte l'abbiamo fatto senza fede, adesso con tutta la voce e con tutta la fede vogliamo dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio, perché mi hai abbandonato nei momenti difficili? Dio mio, perché mi hai abbandonato davanti alla sofferenza? Amen. Thank you.
Quinta parola, ho sete. Nella mia parrocchia, l'altare della Reposizione, ho messo un pozzo che scorre l'acqua. Gli ho scritto questa frase, ho sete. Ma io ho aggiunto qualcos'altro a quel ho sete. Non mi sono fermato alle parole di Gesù, ho detto... Ho scritto, ho sete di te. Gesù ha sete di me. Voi mi dite, e io come gli do l'acqua? Io che acqua gli posso dare? Quale bibita gli posso dare per dissetare quella sete di Cristo sulla croce? Pensate, Gesù dalle 9 del mattino alle 3 del pomeriggio sulla croce. Ma non era appoggiato, era inchiodato. Quelle ferite profonde gli procuravano la fuoriuscita di sangue, e non solo di sangue, anche dell'acqua, lo dice il Vangelo, da quel costato sangue ed acqua, sacramenti della Chiesa. Che cos'è l'acqua, fratelli miei? L'acqua è vita, il sangue è vita, ma da quel corpo di Gesù sulla croce, uscendo anche l'acqua, significa che Gesù sembrava un animale appeso che deve scorrere il sangue, deve togliersi tutto il liquido che è dentro quel corpo. Gesù ha itato sangue per te. Gesù ha buttato l'ultima goccia di quel siero, di quell'acqua che era dentro il suo corpo, per amore.
si è dissanguato per me e per te. Si è dissanguato. Gesù, in quella perdita di sangue d'acqua, su quella croce, aveva sete di una umanità che lo amava. E dice: io ti ho dato l'acqua da bere e tu mi hai dato l'aceto. Io ti ho dato l'acqua della rigenerazione e tu mi hai dato l'acqua putrida, fetida. Io ho bisogno del tuo cuore, della tua vita profumata, bella, di santità. Facciamo in modo che l'olio del crisma che abbiamo ricevuto sulla fronte del battesimo e della cresima profumi sempre la nostra vita, e deve profumare la nostra vita di amore e di carità. Gesù ha sete di me, ha sete di quell'amore che io dono all'altro. Lui ci chiede di aprire il cuore e le porte a tanti nostri fratelli che chiedono un bicchiere d'acqua, che chiedono un sorriso, che chiedono consolazione. Fratelli miei, quante volte, pur che ci diciamo cristiani, noi voltiamo a facciola da là, noi ci giriamo dall'altra parte, facciamo finta e cambiamo marciapiede, facciamo finta che non ci ha sentito campaniel, facciamo finta e non vorrei. Gesù sta chiedendo amore, sta chiedendo acqua per quel cuore assetato, per quella terra arida. Gesù sta chiedendo di aprire il tuo cuore all'altro. Ho sete. Fratelli miei, non ci scoraggiamo, continuiamo a dare l'acqua vera al pozzo di Giacobbe, la samaritana. Nell'ora più calda del giorno ha incontrato Gesù Cristo. Non se l'aspettava, non se l'aspettava. Si è presentato Gesù Cristo lì e ha detto a quella donna che non conosceva Cristo, ha detto: dammi da bere. Quante volte si presenteranno nella vostra vita situazioni che chiederanno dammi da bere. Verranno persone, diranno: dammi da bere. Tu, se non hai l'acqua vera, l'acqua pulita, l'acqua fresca, non hai Gesù nel cuore, cosa potrai dare a quelli che ti sta chiedendo da bere? Ho sete di carità, di misericordia, d'amore, ho sete. Non diamo l'aceto a Gesù Cristo, non diamo fiele a Gesù Cristo, non diamo le cose brutte. Se per noi cerchiamo le cose belle, le dobbiamo cercare anche per gli altri. E allora dissetiamo ancora oggi Gesù in croce. Amen.
Sesta parola, tutto è compiuto. Questa parola ci viene consegnata dall'Evangelista Giovanni. Tutto è compiuto. Spesse volte noi diciamo non c'è più niente da fare, ormai tutto è finito. Cosa possiamo fare davanti a un decesso, davanti a una situazione brutta, davanti a un momento difficile dove non riusciamo a risolvere? Che possiamo fare? Invece no, proprio là inizia qualcosa di nuovo. Tutto è compiuto, non è tutto è terminato, ormai è finito. No, tutto inizia da quel tutto è compiuto. Il chicco di grano, se non si infrascita in aquel terreno, non può crescere, non può venire fuori il germoglio, la pianta e poi il grano e la farina, io pane. Quel pane che noi mangiamo, fratelli miei, quella farina non viene dalla Cina, viene dalla nostra terra, dalle nostre terre, dalla nostra Italia. Viene da quel chicco che marcisce, germoglia la pianta. Se io non mi spezzo per l'altro, se non mi consumo per l'altro, non può nascere niente. Oggi in giro, soprattutto tra quelli più giovani, c'è la mancanza di sacrificio. Non c'è la consapevolezza di sacrificarsi per l'altro. E molte volte davanti ai momenti difficili, che è facile superare con la buona volontà, con l'impegno e con l'amore, tanti dicono non c'è più niente da fare, tutto è compiuto, cambiamo pagina, ci siamo attuati. Dicendo così inizia la morte per quella situazione, iniziano momenti brutti, difficili, pesanti, ma quando diciamo tutto è compiuto nella volontà del Padre, inizia la vita dell'umanità, la felicità dell'uomo. Tutto può iniziare quando tutto rientra nella volontà di Dio, ma quando vogliamo fare la nostra volontà non inizia niente, inizia solo la morte, la tristezza e la difficoltà. E allora tutto è compiuto, ci richiama a quell'esperienza bella. Tutto ha avuto il suo culmine sulla croce. Tutto si è adempiuto sulla croce. Tutta la storia della salvezza ha avuto il culmine sulla croce. Pensate un po', in un atto brutto di morte si è conclusa tutta la storia della salvezza, tutta l'umanità in Gesù Cristo. E Gesù nel Cenacolo, ieri l'abbiamo ricordato, ha detto: avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, sino a salire sulla croce e a dire: Padre, io ho fatto tutto per questa umanità, ho fatto tutto, mi sono sacrificato per questa umanità, mi giacciso per questa umanità, rendi a questa umanità la gioia della vita, rendi al nostro cuore la gioia della santità di ogni giorno, nelle piccole cose. E allora, fratelli e sorelle, mi sembra che voi non avete voce, o siete emozionati che non esce la voce. Com'è che su fatto? Siete emozionati che non vi esce la voce? Dobbiamo dire con voce forte, perché la nostra voce forte indica la nostra fede forte, solida nella volontà di Dio. E lo vogliamo gridare: Gesù, tutto inizia dalla tua morte, tutto inizia dalla tua morte, diciamo. Gesù, facci camminare nella tua santa volontà. Quindi quando direte
non c'è più niente da fare, voi rispondete al vostro cuore: sia fatta la tua volontà, o Padre, perché in te tutto inizia, tutto cammina nel bene e nella luce. Amen.
Settima parola. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Queste parole sono riportate a noi dall'Evangelista Luca. Sono le ultime parole, l'ultima delle sette parole che pronuncia Gesù sulla croce. Ma qual è lo spirito al quale Gesù si consegna? È un consegnarsi. Se noi ripercorriamo un po' tutta la storia della salvezza, già nell'Antico Testamento, nella Genesi, c'è lo spirito che aleggiava sulle acque. Poi andiamo a ricordare lo spirito che era presente nel Cenacolo, nella Pentecoste, lo spirito che era presente nel battesimo, quella voce che disse: questo è il mio figlio prediletto, ascoltatelo. E poi, quando è iniziata la Quaresima, Gesù fu sospinto dallo Spirito nel deserto e lì dovette combattere contro un altro spirito, lo spirito del male. Fratelli miei, noi abbiamo ricevuto lo stesso Spirito di Dio dentro di noi, che è la forza vitale della nostra esistenza umana. L'abbiamo ricevuto nel battesimo, nella cresima, nei sacramenti. In ogni Eucaristia che riceviamo, noi accogliamo quello Spirito che, come dice il Credo, che è Signore e dà la vita. Signore e dà la vita. Accogliamo spesso lo Spirito Santo. Gesù, anche sulla croce, ha riconosciuto nello Spirito presente su Golgota la presenza paterna del Padre. Fratelli miei, la beata Chiara Abbadano, questa ragazza di 18 anni che è morta di tumore, alla mamma chiese: mamma, è giusto che una ragazza di 18 anni debba morire? La mamma risponde: come mamma ti dico che non è giusto, ma come mamma cristiana ti dico: sia fatta la volontà di Dio. Lei rispose alla mamma: mamma, sorridi perché sto per entrare in paradiso. Mamma, sorridi, gioisci perché tua figlia entra nel paradiso. Questa è la consegna per tutti noi, fratelli e sorelle. Sorridiamo davanti alla morte come dono di Dio, perché attraverso quell'esperienza, come diceva Francesco d'Assisi, attraverso sorella morte noi entriamo nel pieno possesso della gioia eterna, quella gioia che qui sulla terra nessuno ci può donare. Con tutti i soldi, i palazzi, i ricchini che teniamo, i mobili che teniamo, ma nessuno ci può dare la gioia che ci può dare Gesù Cristo, che viene dalla morte di Gesù in croce. E allora, Padre, sono le parole che anche noi dovremmo dire alla fine della nostra vita terrena: Padre, nelle tue mani consegno la mia vita, il mio cuore. A te, in te tutto depongo, perché tu sei la ricchezza della mia vita. Fratelli miei, apriamo il nostro cuore all'amore di Dio e con tutta la nostra voce, adesso, qui, davanti a Cristo crocifisso che muore per noi e risorge per noi, vogliamo consegnare la nostra vita oggi, le nostre morti. Quanta morte abbiamo dentro, quanta tristezza abbiamo dentro, quanti momenti brutti portiamo nel cuore, quante ferite, quante situazioni negative, quanti dolori portiamo nella nostra esistenza umana, quanti combattimenti nelle nostre case, quanti. E allora tutte queste morti, tutte queste esperienze negative consegniamole a Gesù Cristo. Diciamo: Padre, nelle tue mani consegno la mia vita. Padre, nelle tue mani consegno la mia famiglia.
Padre, nelle tue mani consegno i momenti difficili della mia vita. Amen. Fratelli e sorelle, dopo la morte di Gesù in croce, dopo che Gesù consegna il suo spirito nelle mani del Padre, era giusto che il corpo non restasse sulla croce, ma venisse consegnato alla mamma, venisse posto nel sepolcro, perché il giorno di Pasqua era vicino. È il mistero di una vita consegnata per amore, è il mistero di una vita consegnata per la carità, per un'umanità che tante volte non riconosce il suo Signore e Lui continuamente si dona a questa umanità. E allora Giuseppe d'Arimatea, Nicodemo, Giovanni, Maria di Magdala erano lì sotto la croce, c'erano anche i soldati. È il mistero di una vita che dona amore. E allora Gesù
viene deposto dalla croce, viene schiodato dalla croce, quella mano destra, la mano destra che ha benedetto quel pane nel cenacolo, quella mano destra che ha benedetto tanti uomini e tante donne della Palestina, quella mano che ha perdonato, come la mano del sacerdote quando viene innalzata e assolve dai nostri peccati. E allora accogliamo il dono dell'amore di Dio. Nicodemo è lì sotto la croce. Nicodemo va da Gesù di notte, la mano sinistra, e quella mano che ha accarezzato, che ha sorretto, che ha consolato, è la mano nostra quando consoliamo i nostri fratelli, accarezziamo i nostri fratelli. Non lasciamo che le mani di Dio, le mani di Gesù, non siano le nostre mani, perché Gesù continua la sua storia attraverso la nostra vita. I piedi, quei piedi trafitti, quei piedi che hanno versato sangue, quei piedi che hanno calpestato la terra della Galilea, di Gerusalemme, quei piedi che hanno camminato verso il Golgota, quei piedi devono essere i nostri piedi che camminano nella nostra storia incontro la santità. Gesù si consegna a noi, viene calato dalla croce. La mamma è lì sotto la croce, piange, ma è un pianto che viene dal cuore. È un pianto di ogni mamma che non riesce a toccare il figlio prima della morte, ma lo accoglie dopo, tra le sue braccia, sulle sue ginocchia. Fratelli miei, chiediamo a Gesù di accogliere Lui nel nostro cuore. Eterno Padre, ti offro il tuo Figlio che è morto per noi sulla croce, questo corpo straziato, accoglilo come lo hai accolto quando è nato a Betlemme. O Maria, il tuo Figlio che non hai potuto abbracciare lungo la strada del Calvario è qui tra le mie braccia, le braccia di ogni sacerdote. Le mani del sacerdote sono le tue mani, le mani della Chiesa, che ogni giorno nel sacrificio eucaristico accoglie Gesù e lo dona all'umanità sull'altare. Ad ogni fedele, tu sei la mamma che a Betlemme ha accolto il suo Figlio e l'ha donato all'umanità intera. Adesso lo accogli tra le tue braccia, morto, ma in questa morte c'è la vita per ciascuno di noi. Cari fedeli, Maria ha detto: porta mio Figlio a tutti quelli che soffrono. Voi siete la gente buona, la gente che soffre, che spera, la gente che ama Gesù. Accogliete sempre Gesù nel cuore, non lo lasciate mai, come lo sto abbracciando io,
abbracciatelo voi in ogni istante della vostra vita. Gesù vi ama, è morto per voi, amatelo senza misura, senza condizione, senza limiti. Amen. Gesù è stato posto sul lettino, viene portato per le nostre strade. E allora manifestiamo, anche se venerdì santo, l'amore a Gesù con un forte applauso. Allora tornate, lasciate il corridoio libero, perché c'è la processione, dopo lo bacerete. Viva Gesù!